se volete diventare dei bravi manager, dei bravi general manager del calcio, dovete imparare molte cose. Dovete capire di calcio, per forza, se no vi affidate al direttore di fabbrica che decide lui il destino dell'azienda, e non è possibile per uno che faccia l'imprenditore, e dovete imparare tante cose negli altri settori, che sono il mondo della comunicazione, che sono il mondo dei diritti televisivi, che sono il mondo, ripeto, della sponsorizzazione, che sono tutta una serie di cose. Sugli stadi vorrei non intervenire, perché con la legislazione attuale italiana è impossibile costruire un nuovo stadio. Ci è riuscita la Juventus, con grande merito dei dirigenti della Juventus, ma con una storia in una città di Torino che è assolutamente irripetibile, che riepilogo a beneficio di tutti. A Torino, unica città d'Italia per Italia 90, lo stadio, anziché ampliato, migliorato o ristrutturato, viene costruito da una società che si chiama Acquamarcia, che fallisce. Grazie al fallimento di Acquamarcia, il Comune di Torino può vendere a 25 milioni di euro lo stadio. Non lo sto dicendo per togliere meriti alla Juventus, per spiegarvi perché in nessuna città italiana si è potuto fare uno stadio. Quindi lo stadio delle Alpi, che è l'area dove adesso c'è lo Juventus Stadium, diventa della Juventus per 25 milioni di euro. Se l'avesse fatto il Comune di Milano, li arrestavano tutti perché avevano usato soldi pubblici. E tu, che hai fatto l'amministratore legato dell'Inter, lo sai benissimo, andavamo in galera loro, noi, perché non è come Madrid. Poi che cosa succede? Non è finita la storia. Arrivano le Olimpiadi invernali a Torino. L'ente organizzatore delle Olimpiadi ristruttura l'altro stadio, che ora si chiama Olimpico, che era il vecchio comunale, ovviamente con soldi pubblici, perché le Olimpiadi sono un evento pubblico. Questo consente che ci si possa trasferire in un altro stadio, ristrutturare e rifare il catino all'interno della vecchia area e ritornare al vecchio stadio. Sono cose irripetibili. Se non arriva una legge che consenta di costruire degli stadi, perché insomma io personalmente ho messo in piedi 2500 siti, che sono quelli da cui trasmettono i segnali le reti televisive. Se nessuno in Italia, e sono tutti grandi imprenditori coloro che possiedono le squadre di calcio, sono riusciti a fare uno stadio, vuol dire che obiettivamente ci sono degli ostacoli legislativi, burocratici e quant'altro, che ti impediscono di fare gli stadi. Perché se vuoi, non lo so, nello stadio di San Siro tu non puoi avere le cucine, devi portare il cibo precotto, perché ci sono delle norme che prevedono che sotto i gradoni dove un altro sta seduto, per paura di un'esplosione, non puoi fare una cucina. E di queste cose qui potrei andare avanti per tutta la serata. Ma quello che volevo, un solo concetto vi voglio far passare. Non pensate che sia facile gestire una squadra di calcio, perché poi una squadra di calcio non ha quote di mercato. Cosa voglio dire? Noi partiamo, diceva bene prima il presidente Beretta, noi siamo in un settore che va bene, parlavo di film, stiamo ai film. Io posso produrre un bel film, il mio vicino fa un bel film, un altro fa un bel film e siamo tutti felici. Il calcio no. Partiamo in campionato, possiamo avere le 20 squadre più forti del mondo, le 20 più deboli, ma comunque alla fine dell'anno ci classificheremo dal primo al ventesimo posto. Che cosa vuol dire? Partiamo dal fondo. Le ultime tre squadre retrocedono. Quando retrocedi il famoso miliardo di euro di diritti televisivi, mi dica il presidente Abodi quanto diventa. Please. Diciamo 15, 20. Bene. Quindi vuol dire che tu riduci il tuo fatturato del 95%, e tre squadre, al di là poi della mutualità, ineluttabilmente devono retrocedere con tracolli finanziari. Arrivi sopra, se arrivi nei primi due vai in Champions di sicuro,
se arrivi terzo vai a fare un preliminare di Champions, se arrivi quarto, quinto, vinci la Coppa Italia, fai l'Europa League, che è un po' l'equivalente rispetto alla Champions League della Serie B per quanto riguarda la Serie A, con ricavi bassissimi e nulli. Quindi il tuo risultato sportivo ti fa cambiare completamente il tuo risultato operativo, quindi il risultato sportivo incide in maniera drammatica sui tuoi conti. Ma tu quando parti in campionato non solo non sai che cosa farai nella classifica finale, ma quando riparti l'anno dopo e magari non ti sei classificato per la Champions League, che è l'equivalente per le grandi delle retrocessioni in Serie B, devi allestire una squadra senza avere le risorse in grado l'anno dopo di arrivare nei famosi primi tre per andare in Champions League. Ci sono una serie di variabili. Io ho messo in piedi un'azienda, ripeto, in un altro settore, eccetera, eccetera. Ma le variabili, le difficoltà che ci sono in un club calcistico, vi assicuro che secondo me ci hanno pochi uguali in altri settori. Assolutamente sì. Il sistema generale, noi cresciamo, è miracoloso. Io parlo dell'esperienza del Milan. Il Milan anche quest'anno ha incrementato i ricavi diretti, arrivano appunto dal mondo della pubblicità e dell'advertising in senso lato. In Italia tutti gli altri mezzi di comunicazione, perché è una cosa che vi ho dimenticato di dire, noi siamo sì un entertainment company, ma siamo anche un mezzo di comunicazione, come è la televisione, come lo sono i giornali, come lo sono le radio, perché per gli sponsor, per chi investe nel calcio, il calcio è un veicolo pubblicitario esattamente come lo sono gli altri mezzi di comunicazione. Bene, signor Rettore, quando vuole io interrompo il racconto. Però spero di riuscire a trasmettere qualcosa, cioè il mio obiettivo è quello di riuscire a trasmettere qualcosa. Beh, voi pensate che gli investimenti pubblicitari nel 2012 sono diminuiti mediamente del 20%, in maniera drammatica sulla carta stampata, in maniera drammatica nella televisione, sono cresciuti un po' su internet, ma il totale comunque è diminuito molto. Il calcio ha aumentato il suo fatturato, il mondo delle sponsorizzazioni nella Serie A è incrementato, quindi andiamo controcorrente, vuol dire che non è che sbagliamo proprio così tutto come mondo del calcio, perché riusciamo a incrementare i nostri fatturati che non dipendono dai risultati sportivi. Per fare questo bisogna fare un prodotto che sia appetibile, un prodotto che piaccia, un prodotto che venga seguito dal maggior numero di persone. È vero che diminuisce il pubblico negli stadi, lo diminuisce perché l'abbiamo detto prima, nel ristorante ti tirano le cotolette in testa, ma soprattutto non hai il bagno, non hai dove lavarti le mani, non hai il tovagliolo, non c'hai niente, però non ci sono mai stati degli ascolti televisivi così alti. C'è una diversa fruizione del calcio. La fruizione del calcio è la più alta di tutti i tempi nel nostro paese, assolutamente. Perché se tu vai a guardare, è un po' quello che succede nel cinema. Il cinema lo fruisci in maniera diversa. Vai meno nelle sale cinematografiche, ma ti scarichi i film, te li vedi in pay per view, te li vedi, ti vieni inseguito da tutti i mobili che ti consentono di vedere i programmi fuori casa, lo registri, te lo vedi di notte, hai un tipo di fruizione diversa di questo prodotto qui. Adesso però sto diventando troppo lungo, per cui cosa dirvi? Potrei stare qui tutta la notte, perché io mi ritengo un uomo fortunato. E vi do, voi che avete molti anni meno di me, vi do un consiglio. Nella vita cercate di far diventare la vostra passione il vostro lavoro. Se siete appassionati di calcio, occupatevi di calcio. Se non siete appassionati di calcio, non occupatevi di calcio. Io mi ritengo una persona fortunata nella vita perché ho trasformato la mia passione, che era del calcio, nella mia professione, ed è la cosa che vi auguro con tutto il cuore, e dovete seguire queste. Cercate di divertirvi quando lavorerete e di fare le cose che vi piacciono. Se farete un'attività delle cose che vi piacciono, vi divertirete tutta la vita e sarete degli uomini felici.